Ciao a tutti, io sono Nenia e bentrovati in questo nuovissimo video. Oggi vi faccio vedere alcuni libri che ho letto prima di BookTube. Ho visto questo video dal canale di Andrea Belfiori, vi lascio il suo video su nelle schede. Però prima di questi vi cito Thea Stilton, Geronimo Stilton e Roald Dahl, di cui ho letto davvero tantissimo. Ero una bambina e ho letto praticamente tantissimi libri per bambini, tra cui libri di questi tre autori appena citati, che erano i miei preferiti. E poi quindi devo citarvi anche Alessandro Davenia, di cui ho letto tutti i libri, e anche John Green, di cui ho letto tutti i libri, quindi senza che vi faccio vedere, penso che conosciate i libri di Alessandro Davenia e di John Green, suppongo. Potete farvi comunque una ricerca e vedere quali sono, perché non ho lo sbatti, sinceramente, scusate, veramente sono tanti, sia di uno che dell'altro, e già qua ho una valanga di libri da farvi vedere. Comunque, ordine puramente casuale, iniziamo con Fairy Oak. Questo è il primo, credo, della seconda serie di Fairy Oak. Infatti non ero ben entrata nella storia perché mi ero persa un sacco prima, non avendo letto dall'inizio Fairy Oak. Mi dispiace un po' perché insomma mi piaceva, però peccato non esserci entrata bene. E chissà un giorno se ci tornerò, mi piacerebbe. Poi abbiamo alcuni libri di Nicholas Sparks, di cui La risposta è nelle stelle, di cui ho visto anche il film e mi è piaciuto un casino. Poi abbiamo anche L'ultima canzone, di cui ho visto anche il film, e questo però mi è piaciuto un po' di più rispetto alla risposta nelle stelle, nonostante io sia molto affezionata ai libri di Nicholas Sparks, così come anche Ho cercato il tuo nome. Questo dovrebbe esserci Miley Cyrus nel film, non sono sicura però se sia qui, però credo di sì. E poi infine Le pagine della nostra vita. Questo sì che è il mio preferito. Soprattutto il libro l'ho amato, c'è una storia molto profonda dietro e mi è piaciuto veramente tantissimo. Non potevo non citarlo, non potevo farvelo vedere almeno una volta nella vita in questo canale. Poi velocemente la saga di Harry Potter. Questa è la pietra filosofale, il primo, però insomma passiamo avanti, evitiamo Harry Potter, grazie. Poi un altro capostipite della mia infanzia, Le cronache di Narnia. Questa è l'edizione dove sono presenti tutti e sette i libri, no? E vabbè, raga, che ve lo dico a fa' Narnia. Cioè, non merita neanche delle spiegazioni. Forse ne merita fin troppe, anzi. Poi abbiamo la serie di Shadowhunters. Io ho letto solamente The Mortal Instruments, quindi la saga, quella di sei libri infinita. E ho letto anche Le cronache di Magnus Bane. Poi mi sono fermata perché insomma il libro su Emma non mi era piaciuto, mi ha fatto abbastanza schifo, quindi ho mollato e Cassandra Clare, ciao addio. Poi ho letto le due saghe di Percy Jackson di Rick Riordan. Il Lato dei Fulmini è il primo della prima saga, il Re dell'Olimpo, mentre L'eroe perduto è il primo della seconda saga, Eroe dell'Olimpo. Mi piacerebbe recuperare anche gli altri di Rick Riordan, chissà se un giorno ce la farò mai. Poi abbiamo Divergent di Veronica Roth, che ho anche gli altri due seguiti, e Four. Ok, non c'è bisogno che parli perché piena di difetti, però insomma finale deludente. Però è comunque una trilogia del cuore. Poi due classici, I Malavoglia di Giovanni Verga e Il piacere di D'Annunzio, che hanno dato via poi ad altri classici che ho iniziato e poi abbandonato perché non ce l'ho mai fatta. Così come La coscienza di Zeno, ma chissà dov'è, forse c'è la mia sorella. L'avevo letto molto a fatica, però insomma mi era piaciuto più quello che questi due. Gli altri classici li ho letti dopo BookTube. Un altro fantasy, questa volta però vi cito solamente il primo, cioè La prima regola del mago di Terry Gutkind, che è il primo della Spada della Verità, perché il secondo è ancora in corso, l'ho iniziato appena dopo aver iniziato BookTube, se non sbaglio.
Poi ho letto i primi due volumi della serie di Legacies, non lo so come si chiama, non me lo ricordo, cioè sono il numero 4 e il potere del numero 6. Sono molto curiosa di voler andare avanti, di voler leggere gli altri libri, chissà quando lo farò e se lo farò mai, però mi piacerebbe un giorno. Poi ovviamente la saga fantasy del mio cuore è Eragon di Christopher Paolini. L'ultimo libro su Eragon mi ha molto deluso, spero tantissimo, ho delle aspettative molto alte sull'ultimo libro di Christopher Paolini che non ho ancora comprato, chissà se lo comprerò a breve oppure più in là, però mi piacerebbe leggerlo, vediamo se è quel libro veramente valido, se mi entrerà nel cuore oppure no. Poi abbiamo Brucio di Christian Frascella, di cui ricordo ben poco, di questo ragazzo che è stato vittima di un incendio e quindi è stato sfigurato dall'incendio e ha passato tutti i guai possibili e immaginabili fino ad arrivare al lieto fine, insomma. Però non mi ricordo nient'altro, mi dispiace un po'. Insomma, mi era piaciuto modestamente, ma niente di che. Poi abbiamo i due volumi dedicati a Ulisse di Valerio Massimo Manfredi. Il primo è Il mio nome è nessuno, il giuramento, e poi Il ritorno. So che ce n'è un altro dopo, però non ho mai comprato, mai letto, insomma. Tra l'altro questo ha le pagine gialle, chissà quanto tempo che è lì. Poi Il bambino del fiume di Sadie Jones, libro del mio cuore, uno dei pochi, e l'ho amato dall'inizio alla fine. C'è anche una recensione che feci 2 anni fa, una delle prime, ve lo lascio se volete vederlo, è molto imbarazzante quella recensione, però vabbè, insomma, c'è, la lascio perché fa parte della storia del canale. Poi abbiamo la trilogia di Hunger Games di Susan Collins, e dovrò rileggere prima o poi, insomma, quando mi passerà lo scazzo del prequel, forse sì. Poi abbiamo Il segno della croce di Glyn Cooper, l'unico tra questi autografato. Ecco. E ne ho altri anche autografati, ma mi sembra di averli letti poco prima o comunque quando avevo già in mente di aprire il canale, quindi insomma siamo nel periodo primavera, no? Quasi estate. Comunque, fanno parte di quei libri letti dopo BookTube, secondo il mio modesto parere. Poi abbiamo due libri di Tolkien, ossia L'Hobbit e Il Signore degli Anelli. Per ultimo, e non per meno importanza, Io vi vedo di Simonetta Santamaria, che anche questo ho firmato, e ripeto, gli altri che ho firmati per me rientrano dopo BookTube o comunque poco prima di aprire il canale, e quindi diciamo che non rientrano in questa classifica, però potrei fare un video del genere, quali libri stavo leggendo nel periodo in cui stavo pensando di aprire seriamente un canale. Comunque questo video è finito, spero vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like e fatemi sapere quali sono i libri che avete letto prima di scoprire BookTube, prima di aprire un vostro canale BookTube. Sembrano pochi in realtà quelli che ho citato, però giuro sono piena, anche perché in realtà ce ne sono ben altri. Pensi che già le due serie di Percy Jackson sono 5 una e 5 l'altra, sono 10 libri. Pensare che Hunger Games è una trilogia, quindi ce ne sono altri 2. Virgin ce ne sono altri 3. Eragon ce ne sono altri 2, anzi altri 3, però uno letto dopo BookTube, e Shadowhunters anche ce ne sono altri 14.000 dopo, insomma ce ne sono tanti altri che sono i seguiti di quelli che vi ho citati, e ce ne sono altri che non vi ho fatto vedere ma che comunque vi ho citato gli autori. John Green li ho letti tutti, ripeto, Alessandro Benia li ho letti tutti, che non ho lo sbatti di farvi vedere perché sono troppi veramente, e comunque sappiate che li ho letti prima di BookTube. E niente, finito il mio pippone, iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!